Buongiorno a tutti quanti ragazzi, benvenuti nel canale Gameplays 1973 Channel, un saluto dal vostro amico Salvo. In questa lunga videoclip parliamo del Gamescom, dei giochi che sono usciti e delle bombe che usciranno in questi giorni tra il 25 e il 26 ragazzi. Quindi restate sincronizzati. Come sempre, prima di iniziare vi chiedo di iscrivervi al canale se volete, di cliccare sulla campanellina e di restare aggiornati sui video che porterò sul canale, ragazzi. Quindi iniziamo con le notizie bomba. Allora, come prima cosa, allora chiudiamo qua. Come state vedendo, come prima notizia, il gioco Elden Ring sicuramente vincerà il premio Oscar, il secondo premio Oscar, e in più vi volevo parlare della nuova IP che circola su From Software, come state vedendo qua. PS5 è una nuova IP From Software in esclusiva, più Souls-like di Sekiro e di Elden Ring. Rumor, ma i rumor sono confermati da noti insider, sono confermati, quindi si aspetta l'ufficialità penso entro dicembre, penso, o al massimo alle A3. Però le voci che girano, di cui una è quella che mi fa veramente piacere al sottoscritto, sarebbe un Bloodborne 2, ma su questo cioè mi piacerebbe, ma credo di no, ancora è presto secondo me, perché se ne parlerà per Bloodborne 2 secondo me il prossimo anno, appena ci saranno più console in giro Sony sparerà la bomba, perché come voi ben sapete annunciare un Bloodborne 2 comporta far vendere molte più console e vendere molti giochi con, come ho già detto, Bloodborne 2 venderebbe a iosa. Quindi sono molto curioso di vedere questa notizia, se o a dicembre o alle A3 del prossimo anno verrà confermata. Come dicevo prima, From Software quest'anno si porterà a casa il premio Oscar, sicuramente, il secondo premio Oscar che si porterà a casa con Elden Ring. Nella lista non c'è gioco che possa competere per adesso con Elden Ring, quindi secondo me vincerà molti premi, di cui il secondo premio Oscar, e From Software se lo porterà a casa giustamente. Detto ciò, ieri mi sono visto l'episodio pubblicato da Xbox, perché il gioco, come voi ben sapete, Dying Light 2 esce per Xbox Serie X, Serie S, PC e PS5. Hanno presentato il secondo video di Dying Light 2, che adesso vi mostrerò. Devo dire molto bello, molto bello. Non vedo l'ora di poterci giocare. Ora, da quello che ho letto, a giorni metteranno i sottotitoli italiani e poi io in da caso lo pubblicherò, ragazzi, ma su Dying Light 2 sarà un giocone. Questo di qua non ruberà l'Oscar a Elden Ring, molto probabile. Vincerà parecchi premi anche Dying Light 2, ma l'Oscar sicuramente lo vince Elden Ring a mani basse. Poi fatemi sapere poi nei commenti, ragazzi. Bello, devo dire che Dying Light 2 si presenta un bel giocone. Io ho preso il pacchetto, quello da 90 euro, quello con il DLC che uscirà un paio di mesi dopo, quindi sto tranquillo. Come gioco c'è parecchio da fare, poi 4 volte più grande di Dying Light 1, ci saranno tantissime cose da fare. Il nuovo rampino mi piace un botto, mi piace, e questa mossa di qua mi piace anche ora di più, mi piace questa mossa schiacciamento. Giocate in un PC 4K a 60 fps, fa la differenza. Spero di poterlo giocare per PS5, perché se mi va tutto bene
Penso alla fine di ottobre di avere la PS5, ragazzi, perché mi hanno già telefonato dal negozio, stanno cominciando già a vendere 10 a settimana di console, quindi facendo due rapidi conti dovrei farcela per la fine di ottobre. Io incrocio le dita, aspetto che mi chiamino, in tal caso vado subito. Quindi poi giocherò con Demon's Souls, che già ce l'ho, Dying Light 2 che l'ho già preordinato, e altri giochi che poi prenderemo, perché poi aspetto The Day Before, lo sto tenendo d'occhio come gioco, e sto tenendo d'occhio anche altri giochi. Però, come ho detto, su PS5 le cose cambieranno rispetto alla PS4. Aspetteremo le recensioni, in tal caso aspetteremo anche che abbassino di prezzo, perché 80 euro sono pesanti, ragazzi. Quindi vedremo. Allora, ragazzi, continuiamo. Stavo leggendo, ecco qua, questa ve l'ho fatta vedere, questo è il video, lo chiudiamo. Che cos'era l'altra notizia che vi volevo fare vedere? Era qua le nomination. Che cosa c'è? La nuova esclusiva per CSM, l'ho detto. Gli Oscar sicuro che li vince Elden Ring, come avevo già detto. Il 26 alle ore 20, non perdetevi la diretta live, perché faranno rivedere un altro video di Dalai 2 dovrebbe essere con sottotitoli italiani, oppure c'è il cronista che fa la spiegazione dall'inglese all'italiano. Dovete seguire i soliti siti, ragazzi: multiplayer.it, Britai, Eurogamer, faranno la traduzione. Io mi sono seguito ieri quello, purtroppo ahimè, in inglese di Xbox, mi sono seguito, ma il video mi è piaciuto tantissimo, come vi sto dicendo, quindi sono rimasto abbastanza contento. Vediamo domani sera alle 8 il secondo video che proporranno su PS5, cosa faranno vedere. Spero che facciano vedere le abilità attive e passive. A me interessano quello, il ramo abilità mi interessa vedere. Spero che lo facciano vedere. Va bene, ragazzi, io finisco qui con questa mia videoclip. Vi ho dato le notizie quelle più succose. Speriamo che questa nuova IP. Io non credo che sia Bloodborne 2, anche se il mio cuore lo vorrebbe. Voi, come ben sapete, io sono un amante di Bloodborne a livelli esagerati. Quindi sarei felicissimo se fosse davvero Bloodborne 2, ma ne dubito. Il gioco Elden Ring esce adesso. Secondo me, Bloodborne 2 lo faranno uscire o tra il prossimo anno, cioè 2022 o 2023. Lo faranno uscire, perché annunciare quel gioco significa fare vendere un botto di console, e venderanno anche un botto di gioco. Quindi Sony non è fessa, non è stupida, sarà capace di sparare la bomba al momento giusto. Va bene, ragazzi, io vi saluto. Come sempre, se volete lasciate un bel pollice in su per sostenere il video, io vi ringrazio. Anzi, voglio ringraziare i 2370 iscritti che sono aumentati. Vi ringrazio, ragazzi, del supporto che mi state dando. Come ho detto, adesso io porterò giochi nuovi, di cui mi avevo detto Dying Light 2 già preordinato. Dopodomani uscirà un gioco che si chiama Baldo, simile a Zelda. Lo sto tenendo d'occhio, molto probabilmente lo prendo. E poi il mese di settembre vediamo che novità escono. Va bene, ragazzi, allora io vi saluto. Ciao, alla prossima, ragazzi.